Come creare le perle bianche? Se anche tu hai problemi a reperire prodotti Deco Art oppure non hai ancora ben chiaro il procedimento per creare una perle pour tipo stile Sarah Taylor o Dwight Purse, per intenderci, nel video di oggi ti faccio vedere come preparare il white mix per creare la perle pour con perle bianche. Il prodotto che crea le perle bianche sostanzialmente è lo smalto satinato. Io userò quello della Max Mayer, molto facile da trovare, molto poco costoso e funziona bene per questa tecnica. Ne metto una parte. Allora, qua è una parte. Ora andrò a mettere l'acrilico bianco. Questo qua, potete usare qualsiasi. Questo è molto denso. E andrò a mettere più o meno la stessa quantità. Quindi se qui è una parte, arriverò circa qui. Ora si mischia. Questo acrilico qua è veramente molto molto denso, quindi è abbastanza impegnativo. Dopodiché andrò a mettere il floetrol e mezza parte, quindi se una parte di colore e di smalto satinato era questa, mezza parte intendo così, quindi mezza di una parte di quello che ho messo prima, non del totale, per intenderci. Quindi se sono qui arriverò circa qui. Ecco. Questo serve come balsamo, diciamo, serve per, potete anche non metterlo, serve per rendere più scorrevole, più fluido, più della giusta consistenza. Però se non lo mettete funziona lo stesso. Altro prodotto, Liquitex Puring Medium. Dargli un po' di lucentezza. E qua invece mettiamo Allora, devo spiegarmi bene. Se una parte di colore era così, poi abbiamo messo metà di questa parte era il Floetrol, di Liquitex Puring Medium mettiamo ancora la metà di questo, quindi un quarto. Questa ricetta la potete usare anche per il Cloud Mix. Potete fare molte cose con questa ricetta qui. Sta tutto in base a quanta acqua ci mettete, poi e alla tecnica che usate. Per fare la perle pour ci va parecchia acqua perché deve essere molto liquido. Quindi, ultimo ingrediente, acqua distillata. E questa non c'è una quantità precisa. Potete
va in base alla fluidità che create, quindi a occhio, un po' alla volta, mescolare e poi si vede se è giusto. Io mi sa che ho anche preso un bicchiere troppo piccolo. Allora, la consistenza è questa. So che non è facile da capire, ma quando fate scendere dallo stecchetto il colore, praticamente non lascia traccia. Non lascia neanche la striscia, proprio scompare subito, immediatamente. Quella è la giusta consistenza. Allora, per il video di oggi ho deciso di fare una dimostrazione in bianco e nero, quindi il colore che andrò a versarci sopra è nero. Questo qui è Amsterdam nero ossido, preparato con due parti di fix up, una parte di colore e acqua. Allora, versiamo il nostro mix e lo facciamo andare bene o male su tutta la tela. Cerco di recuperare il minimo perché vedi com'è. Ok, ora ci verso sopra un po' di questo nero. Faccio andare un po', vediamo, vorrei un design un po' così, un po' di qua, un po' di qua, non troppo, giù. Bisogna fare abbastanza veloce questa operazione perché le perle bianche cominciano ad uscire molto in fretta e dobbiamo stare attenti a non rovinarle.